29. Moai. Sul molo si fece silenzio. Un monaco sbarcato nell'isola da poco recitava un suo lamento monotono e raccapricciante. Queste statue che voi chiamate Moai sprofonderanno nell'oceano da dove sono venute per ricordarvi che siete nulla rispetto a Dio. Dagli occhi del monaco sgorgavano lacrime e due donne cominciarono a disperarsi con lui. Il molo sembrava folgorato da questa apparizione. Io feci presto a pensare che il monaco fosse ubriaco, perché anche io quando bevevo, ed era molto spesso, ero allucinato come il monaco. Io, Joaquin, partivo per l'Italia da Angaroa, la capitale dell'isola di Pasqua. Nato da una madre sedicenne, ingravidata e abbandonata da un generale di Pinochet 23 anni prima. Fin dai primi anni, brutta vita la mia, fatta di niente. Amico solo di un ciabattino che a 6 anni mi portava al casino per giocare con le puttane. Mentre lui coitava, io facevo popi popi con i loro capezzoli. Brutta vita la mia, cresciuto così e a 16 anni, la stessa età in cui mia madre fu ingravidata, avevo cominciato a bere. Fuggivo dalle mie radici e andavo in Italia per cercare ventura e speranza. Ad Angaroa la mia vita era spezzata. Se restavo lì sarei stato inghiottito dall'alcol, dai traffici di droga, dalla miseria dei commerci e dalla vita. Eppure non provavo mai la vergogna di essere un reietto, anzi, non sapevo perché, mi sentivo superiore a tutti e il mio complesso di superiorità era come un flusso antico che mi seguiva da quando avevo saputo chi era mio padre e per questo avevo cominciato ad odiare mia madre. Mi vergognavo per una situazione per cui oggi si è quasi portati a sorridere, ma in Cile più di mezzo secolo fa non era così. Mio padre aveva sedotto mia madre con il profumo e il mistero del potere, e nella scia del potere ero nato io, che presto ero stato sollecitato dal piacere e dalla fantasia, due ingredienti che in Cile distinguono la vita dei ricchi e dei potenti dalla vita disperata. Partii e arrivai in Italia tra una bevuta e l'altra. Niente. Il Cile e mia madre non mi erano mai piaciuti, nessuno mi piaceva, mi piacevo solo io. Non so come arrivai a Roma e cominciai a fare le pulizie in un condominio. Non c'era da trarre nessuna conclusione, poiché io continuavo a non sapere chi ero e perché stavo lì. Solo l'alcol mi convinceva come un virus che stagnava nelle mie giornate, dalla mattina alla sera. Quando il virus alzava la testa, io bevevo e così persi il posto. Ma una donna che io odiavo come tutte le donne mi fece entrare in una cooperativa dove lavorai come centralinista. Continua.